un'antologia di racconti, ma io direi non solo, è qualcosa che si colloca, se vogliamo, a metà strada tra l'antologia dei racconti e il romanzo. L'abbiamo chiamata, abbiamo definito un'antologia di racconti a cornice, che non ce ne sono molte, dal Decameron, Le mille e una notte e così via, insomma appartengono alla storia della narrativa. Nel caso di Andrea è successo qualcosa di un po' particolare, magari poi con Andrea ne parleremo in modo più approfondito, perché questa, l'idea di questo libro è nato come un'antologia di racconti. Poi nella fase proprio di scrittura, di lavorazione del libro, piano piano l'idea di una cornice che diventasse sempre più presente, sempre più importante, ha preso piede, e quindi piano piano l'idea stessa si è trasformata e dall'antologia di racconti tradizionale si è passati a questa antologia a cornice. Cosa vuol dire? Che c'è una storia forte, una trama forte che lega i racconti che compongono questo libro. Di questa trama forte, di questa storia, che poi è un dialogo tra un padre e un figlio, che anzi è per lo più un monologo più che un dialogo del padre rispetto a questo figlio, per ragioni che chi leggerà poi scoprirà, oppure Andrea deciderà se anticipare oppure no, nel corpo del quale il padre decide di leggere al figlio una serie di racconti che, dice il padre, aveva scritto in gioventù e che non aveva mai divulgato, erano rimasti un po' nel cassetto o ormai nei file di un computer. Da lì lo spunto, il padre di lavoro fa il critico cinematografico per inanellare questa serie di storie, questa serie di racconti che traggono spunto dai diversi generi cinematografici, e quindi ogni racconto, diciamo, abbraccia uno di questi generi, quindi si spazia dall'horror alla fantascienza, a quello più romantico, a quello più drammatico e così via. E poi mano a mano si è rivelato che non soltanto c'è, insomma, andando avanti nella lettura, una cinefilia imperante, perché l'autore viene da quel mondo, dalla critica cinematografica, ma anche un senso dell'esistente, una posizione nel mondo che alla fine esce fuori, ed esce fuori con forza. E quindi diciamo che non è soltanto un gioco questa serie di racconti, non è soltanto il gioco del racconto, il gusto del colpo di scena, del raccontare cose che poi si ribaltano, ma anche raccontare in un certo modo la realtà e raccontarla con un punto di vista preciso, è che una visione che alla fine può corrispondere o meno con la sensibilità del lettore, ma c'è, è presente e ci ha preso per forza. Questo mi sembra un punto fondante. Quello, se mi posso allacciare, che è troppo interessante, è che non corrisponde nemmeno col punto di vista dell'autore, nel senso, io quando poi l'ho riletto facendo editing mi dava un fastidio pazzesco questo personaggio, parlo soprattutto di questo padre, di cui magari qualcosa possiamo rivelare. Lui fa il critico cinematografico, è una cosa che spesso mi additano a me. Io in realtà non mi sono mai definito un critico, io faccio giornalista, il critico ha un ruolo un po' diverso e ho voluto forzare la mano su questo, perché il critico è proprio quello che sta fermo lì e guarda, no? E guarda e poi scrive e giudica, ma nella maggior parte dei casi non fa mai altro, anche se non è detto che sia così. Io penso che anzi mettersi dall'altra parte spesso aiuta la critica e viceversa. Io faccio anche critica, ma non è il mio mestiere, insomma. Però ho voluto forzare la mano perché l'idea di quello che osserva è ha sempre questa frustrazione di non aver mai fatto, di non aver mai scritto una storia sua, di non aver mai provato, o comunque non aver mai avuto il coraggio di tirarla fuori. Nel momento in cui questo serve a ricacciare fuori il dialogo col figlio, anche in maniera traumatica, no? C'è anche un percorso, cioè il primo tentativo è quello di scioccarlo con delle storie horror anche molto forti, che fanno riferimento, secondo me, a degli schemi atavici, insomma, no? la strega, la grande madre, tutte queste che sono. C'ho anche una laurea in antropologia, proprio per fare il figo, no? Cioè la sciorina in tutti i modi possibili. E poi dopo prova con la commedia, poi prova a farlo ridere, poi prova a commuoverlo, fino a che alla fine poi, insomma, non arriva effettivamente la rivelazione. Ma anche nella costruzione dei vari racconti, per come Dio insieme, è un tentativo di percorso, no? Attraverso i meandri dell'animo umano, per cercare di risvegliarli il più possibile, tanto che comincia con una citazione che non è, sì, è cinefila, perché non è solo cinefilia, è proprio cultura pop in generale. Io comincio con i fumetti Marvel in particolare, dove c'è questa figura non conosciutissima, comincia adesso con i film ad essere conosciuta, che è quella dell'osservatore,
che è un essere, diciamo, cosmico, che sta lì e guarda tutte le realtà possibili, le registra senza mai dover intervenire, poi in realtà ogni tanto interviene, ma insomma è quello che non dovrebbe fare. E questa per me è proprio la figura del critico a livello cosmico, cioè sta lì e guarda, si giudica volendo, no? Cioè, che cosa sarebbe successo se Batman invece di fare questa scelta ne avrebbe fatta un'altra, però poi alla fine non interviene mai, lì è chiamato a intervenire, no? Quindi anche l'osservatore si fa fattore, si fa, lo scrivente si fa scrittore, volendo giocare sempre con questa dicotomia, diciamo. Maniaci seriali. Diario del dottor Pacioni, medico psicologo, settimana 1. Il paziente presenta sintomi più preoccupanti di quanto mi potessi aspettare. È una sindrome nuova, con la quale non ho mai avuto a che fare. Dipendenza da serie televisive. È un caso che mi affascina. Io non ho tempo di guardare le serie televisive, sono rimasto a Supercar. Il paziente, lo chiameremo Gino, mi dice che oggi ci sono nuovi strumenti per guardarle quando e come si vuole. Anche 25 puntate in una volta. Lo chiamano binge watching. Ho sentito qualcosa in giro. Streaming online, legale oppure illegale. Non ne so molto. Mia figlia li usa. Si mette davanti alla TV e appare un grande menu con delle finestre che rappresentano i contenuti. Preme un tasto sul telecomando e la puntata parte. Le piace in particolare una serie fantasy che va di moda negli ultimi anni, Il Trono di Spade. Devo aggiornarmi pure io per comprendere meglio il caso. Gino potrebbe aver bisogno di ricovero e medicazioni specifiche. Maratone notturne divorando una puntata dopo l'altra. Crisi d'astinenza tra una stagione e la successiva. Depressione per la morte di un personaggio. La sua vita sociale è sostanzialmente azzerata. L'unica forma di contatto con il mondo sono dei gruppi Facebook in cui condivide le sue emozioni con altri appassionati di serie come lui. Aveva una ragazza, ma lei lo ha lasciato. Comprensibilmente, aggiungerei. A nessuno piace frequentare un alienato, ma il paradosso è che Gino non sembra soffrirne troppo. Dorme poco e si dimentica di mangiare. Ha un'aria smunta e malsana. Attività fisica nemmeno a parlarne, non dico sport, ma almeno uscire a fare una camminata all'aria aperta. In effetti è piuttosto preoccupante. Gli ho dato appuntamento per la prossima settimana. Credo che sia necessaria una terapia intensiva. Spero che venga. Non sono sicuro che voglia guarire.